Il tribunale di Nocera Inferiore ha assolto il sindaco di Scafati Pasquale Aliberti, imputato di voto di scambio politico-mafioso. Per i giudici il fatto non sussiste. La DDA di Salerno aveva chiesto una condanna di 6 anni e 8 mesi. Assolti con formula piena anche tutti gli altri imputati, tra cui il fratello del primo cittadino, Nello Aliberti. L'inchiesta ipotizzava di un voto di scambio politico-mafioso sia in occasione delle amministrative del 2013 a Scafati, sia 2 anni dopo. Il Consiglio Comunale di Scafati, in seguito agli accertamenti effettuati dalla Commissione di Accesso, fu anche sciolto per infiltrazioni. Pasquale Aliberti era accusato di associazione camorristica legata al presunto patto politico-mafioso. Le accuse, dopo quasi 10 anni di indagini e processi, sono quindi risultate prive di fondamento. Molto emozionato Aliberti, che così si è rivolto ai suoi concittadini: cari amici, oggi sento il cuore pieno e svuotato insieme, vorrei parlarvi con leggerezza, ma non è possibile quando la tua vita viene stravolta, quando vieni trascinato nel fango, chiamato camorrista e rimani solo con la tua voce inascoltato. Per 8 anni ho dovuto ingoiare, ha aggiunto, umiliazioni, convivere con lo sguardo impaurito dei miei figli, vedere mia moglie lottare per una famiglia che sentiva franare. Queste le dichiarazioni, in seguito anche altre da parte di Aliberti, dopo l'assoluzione in primo grado dalle accuse di scambio di voto